cosa hai trovato? La radio? Ah, c'è una radio. Allora poi la facciamo. Mi raccomando, tu sei l'addetto a ricordarsi le cose oggi. Sono il generale Daniel Trond. Se state ascoltando questa registrazione, Sono qualche figlio di un morto. cane mi ha fatto fuori. Ma Eccolo. non la passerò Risente. liscia. Di secondo nome faccio vendetta. E ho un'intera famiglia di spietati bastardi pronta a fargliela pagare. Quindi trova i miei parenti. Beku, Randall, Dante, Michael, Eric, April, Connor e tutti gli altri. E digli di muovere il culo e scoprire chi mi ha ucciso. E se si rifiutano, fagli sapere che il generale Daniel Trond li aspetta all'inferno. Sì, già, all'inferno. Tutto bene? Io sono morta 4 volte in tutto il gioco. 3 delle 4 era perché mi sono buttata di sotto. Vorrei solo far notare questa cosa. Perché è la sindrome di Dora l'esploratrice, Eh per sì, stavo quello. guardando una cosa che luccicava in fondo sulla mappa e sono scivolata. C'era una buccia di banana, non è colpa mia. Sono scivolata. Ma ormai ti conosco, Giù. cioè, non ci faccio Daniel, neanche come più l'hai trovato? caso, O dico sono sì, boh, è impazzita caduta. io? Fatto. Routine, cioè, normale. Succede. Dicevano tutti tranne la mia Leda. Oddio. È stata lei a trovarlo. Dopo esserci sposati su Pandora, siamo partiti in luna di miele alla volta di Necrotafeio. E qui ci siamo schiantati. Bravi. Avevo messo il pilota automatico mentre ci davamo dentro. Ah, Colpa ecco, mia, vedi? ma per una buona causa. Comunque, la nave era andata, la radio pure, ma non ci interessava perché avevamo l'amore. L'amore. Leda era una tipa sveglia oltre che brava con la frusta. Quante volte ci è tornato utile questo suo talento? Dopo aver aperto la cripta, abbiamo cominciato a darci dentro sul serio. Skeg su skeg, la chiave la toppa, il doppio Calvin. 9 mesi dopo, beh, solo una cosa succede nella vita 9 mesi dopo. Dimmi che non erano gemelli Ok. siamesi, ti prego. Dimmi che non erano gemelli siamesi. Adesso era Tyrin. Beh, Se era Tyrion era anche Troy. però almeno non hanno preso dal papà. Una cosa positiva ce Non l'avevano. sono tappi brutti, sì, effettivamente. Beh, c'è da dire che se Troy e Tyrion sono i figli di Typhlon e Leda, Leda era una top model bellissima, fichissima, incredibile, perché per bilanciare Typhlon ci vogliono dei potentissimi geni, no? Ma sai, concordo. E poi vabbè, ci sta anche perché alla fine tutti sono convinti che per trovare una compagna devi essere bellissimo. Non è Basta vero. essere basso, brutto, com'è che diceva Typhlon? È indiscreto, vedi? Invisibile. Che sensazione sublime! Non comprendo se li stai uccidendo tutti tu o se li sto uccidendo Sai che io. roba? Ma Piacere temo che sia la saperlo, prima, vero? Li stai uccidendo tutti tu. No, ma io non ci sono. Sono qua in Ma fondo, vedo dei nessuno mi vede. proiettili. Io sto sparando e vedo dei proiettili sopra la mia testa passare. Ma è che finalmente posso tornare a fare quello che mi piaceva, quindi. Fai, fai. Capisco bene la bellezza di essere uno sniper incredibile, io in questo gioco non lo posso fare. Vabbè, ma. O meglio, potrei farlo, ma dovrei cambiare tutta la build e tutte le armi, non c'ho voglia di stare a cambiare tutto. Alla fine è meglio mettere la roba in blocco di stasi, tirare un pugno incredibile sul muso alla roba e vederli shottati fortissimo. Che il nostro Anche obiettivo sarà poi se shottare secondo me in tutti. Borderlands alla fine l'unico che veramente da mischia come si deve rimane Brick. Ah, perché Brick aveva tipo il saiolo puro. Ah! Ma sì, ma più che altro, sai cos'è? Quando attivavi l'abilità d'azione avevi il tasto destro e il tasto sinistro che Sì. erano il pugno destro e il pugno sinistro. Quindi, Sì, beh, cioè, facevi diventava tipo tutte le Street mosse. Fighter. Esatto. È molto più bello così, secondo me. E Amara, per me, dovevano farla in quel modo. Cioè, attivavi l'abilità d'azione ed erano i pugni destra e sinistra e facevi tipo le combo, no? Ho trovato Claptrap. Prendo? Sapevo che c'era qua. Eh? Prendo? Cosa prendi? Ah, Claptrap. sì, prendi. Spavento.
lo sguardo. Quali neri oceani che ne preparati che muoro, Ehi, guarda, partita secondaria. Ecco. I modelli di braccia standard per Claptrap permettono solo 35 gradi di movimento. Non bastano per darsi il 5. Con questo modulo di rotazione sarà un 5 alto dietro l'altro. Però guarda, la tua volta è servita perché grazie a quella ho visto dov'è la cassa che, di Typhlon. Ma io volevo andare sul ramito là in alto, ma ti scivola, ti butta giù, maledetto lui. Non collide correttamente quel ramito lì. Io invece ho sbagliato strada e sono finito in mezzo dei nemici. Capita. Ti vedo. Picchia, picchia. Mi farebbe bene allenarmi un po'. E dietro di te. Dietro di me. Citrolino, proteggimi. Vado alla grande. Citrolino è il mio pet, non è il tuo comunque. Ormai ormai è appurato questo. Ma si sa che ti vuole molto più bene che a me. C'è una radio qua secondo me. Sono indeciso se è qui o no. Potrebbe essere dall'altro lato, sai. Però comunque dobbiamo esplorare lo stesso, quindi. Qui c'è un megafono, lì c'era, però ultimamente i megafoni sono messi a casaccio. Cosa mi sta spingendo? Ma maleduchello! Grazie ragazze. Ma allora? Trabocco di potere. Cari nemico, volete mandarmi sta ranata mail così cambio arma che mi fa schifo? Grazie. Con affetto. Immagini se ti scrive Tairin. Ah, ma vado. Mi taglio le mani per aver toccato un'arma di Tairin. Ah, qui però c'è un Typhlone, l'esploratore un po' meno barbone. Perché è un po' meno barbone? Perché adesso è fico, sappiamo che è uno fico, no lui? Quindi... È un tipo. Tipo. Si è fatto pure la cosa della cripta? Poi siamo entrati nella cripta e Leda mi fa... Vieni qui, Typhon, tesoro. Agli ordini. Ma non vi dirò cosa è successo dopo. L'abbiamo fatto. Ma non mi dire. Non l'avrei mai detto. Che burloncino. Secondo me comunque per come l'hai spiegato si è fatto pure la creatura, il guardiano della cripta, è sicuro. Per come l'ha detto questo si è fatto tutti. Ma pensa se Tairin avesse fatto make up. Tairin make up fatto. Altro che Clio make up, Tairin make up. Make up. Make up. Con Claptrap. Esatto. Faceva make up per i Claptrap fatto. Vabbè, ora che abbiamo esplorato quell'area piena di niente cosmico, ma letteralmente, andiamo avanti per la nostra strada. Siamo stati una famiglia felice per un po'. Poi Leda, beh, è morta. E io mi sono trovato a crescere i ragazzi da solo. Pensavo che aprire ragazzi. Una cripta fosse la cosa più difficile che avessi mai fatto. Ma quanto mi sbagliavo. Un momento. Hai figli, Typhon? Sì, due. Sono due. Siamesi. Il ragazzo era sempre malato e sua sorella era assolutamente incontenibile. L'unico momento in cui stavano buoni era quando raccontavo loro le mie avventure. Mostri, cripte, atti di eroismo. Non si annoiavano mai. Li ho riempiti di storie di ogni tipo, persino quelle sulla grande cripta. Quello sì che è stato un bel errore. Nelle mani sbagliate una storia può essere molto pericolosa. Dai, Lilith, che ci arrivi? No? No. Tannis? Abba? No. Nessuno? Sì. No, dai. Adesso Claptrap. Claptrap? Nessuno che colleghi i puntini, va bene. Leda era così contenta di essere qui. Correva in giro dappertutto. Leggeva strani glifi, mi sculacciava. E poi in lontananza l'abbiamo vista. La cripta. Ma scommetto che la parte più bella è quando lo sculacciava. Si divertiva un sacco lei. Mamma mia.
Devono essere una coppia interessante. Marpioncello, sì, avrei voluto incontrarli in coppia, sinceramente. Peccato che lei è morta. Spero non l'abbia uccisa Tyrion, perché se ne ha ucciso un'altra di persona fiera, mi incacchio. Cetriolino ha trovato una cosa. Cetri, che hai trovato? Fuori mappa? Come, scusa? Ah, qui si andrà dal Teiflone, vuoi scommettere? L'esploratore più picconcello, Probabile. infatti. Ma Teiflone, tu la devi smettere di nascondere il 90% delle sue casse fuori mappa, scusami. Allora, chi ti dà il permesso di andare adesso Chissà come si chiama lì quante. dietro? Adesso come si esce da qui. Da qua, da qua. Ok. Ah, ok. Cassa! Cassa! Apri, apri. Tristezza. Vabbè, non può andare sempre bene. Non può neanche sempre andare male, cioè voglio dire, se tutto si bilancia nel cosmo, non posso sempre trovare verdi, io dovrei trovare qualcosa di buono ogni tanto. Palle. Ma che te ne fai alla fine? Tanto poi te lo Ragione. vendi. Non ti viene neanche. No, più che altro, poi tanto mi passi la roba tu perché io non la trovo per forza. Quindi è vuota? Mi stai dicendo? Però magari c'è ancora la creatura. Ma quella sicuro, perché lui mica l'ha battuta, anche se dice di sì. Io non ci credo. Oh! Cane maledetto, dove sei? Oddio, ma... Ma quanto duro sto cane? Quanto l'ho perso? Abbastanza da dare un sacco di soldi. È giusto, perché tu hai pure le abilità incredibili. Cioè, gli sto lanciando armi, bombe, di tutto. Con le cetrolino. Ma noi abbiamo un cetriolino, appunto. Prossima! Abbiamo pure le armi E come in Avengers. d'assalto. Noi abbiamo Hulk, noi abbiamo un cetriolino. Abbiamo un Hulk. Guarda un attimo una mappa. Penso di aver capito dov'è la radio. Non è qua per qua? Eh? La tua destra, in teoria. Quindi giù di là. Aspetta che c'è un lanciatore di razzi là in fondo. Che con quest'arma non è esattamente facile colpire. Tu che hai un cecchino, fai robe. Ma questo è cattivo! Trabocco di potere! Pensavo che era citrullino, come ho fatto a confonderlo con Ce n'è tre citrullino? alla tua sinistra, quattro alle tue spalle in questo momento. Perfetto, sono tutti intorno a me, io sto morendo pure. Ma è giusto, io se ti ripugni mi curo, è vero? Cacchio, ho dimenticato questa cosa. Ho cambiato la mod. No, dovrei sparare, dovrei colpirlo troppo. Amico, mi sono evoluta. Sempre pronti a darmi una mano. Che esplosione. È morto. Che fatica. Il mio schermo è pieno di sangue. Mi sento molto Craig in questo momento. Se ci sei, dobbiamo andare. Ah, non possiamo andare dalla radio. Come? Ah, no, 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 ok. Ci Avevo sarà. visto male. Ci sarà il modo magico per arrivarci. No, dobbiamo andare di qua. Fermela, cose! Spara prima le bolle blu, poi le Lo sento rosse. nelle vene. Tutto qua. Ah, attenzione ai buchi, perché la mappa Finalmente si combatte. è un Ha po' dei labrodo, buchi? purtroppo. Sì. Eh sì, ci si finisce di sotto. Preparati che volo di sotto, tranquilla. Tranquilla. Tranquillo, volo di sotto sicuro. Sento freddo. Non povera palletta. Ah, eccoli, fantomatici buchi, proprio con un cibolo dentro. Sì, meglio evitare. Eccola la radio. Ci sono cose però, uccidile.
Lo vediamo, dice Torellino. Cos'è? Ah, sembrava fosse una cosa tipo centauro, ma invece era solo... stava solo saltando ed era molto brutto. Ah, ma sei tu. Sì, questo sono io. Questo losco figuro. Con le mani attaccate alle spalle. Tante mani attaccate alle spalle. Sono io. Solo che l'unico cavo che vedo uscire da quella porta finisce nel nulla. A meno che non ci sia da sparare quel robo là, aspetta. No. Perché devo fare queste pazzie io? Ma perché mi sa che hai ragione. Ma e non so se arriverò là però. Praticamente muoio fortissimo. E invece... E adesso? Sei fatta? Sì, si passa da fuori mappa, tanto per cambiare. Cosa che devo vedere anch'io allora? È lì fuori, lì dietro c'è tutto un percorso. Spengo? Vai. Da certe porcherie, soprattutto se questo libera spazio per le mie di porcherie. Ma spero che questa radio comunque non ti dia problemi poi. Perché? E sei col copyright. No, ma io non sentivo esattamente una musica, sentivo una voce, tipo uno brontolare. Ok. Meno male allora. A parte che ci sono un sacco di canzoni in questo gioco che temo mi daranno problemi. Spero di no, ma ho brutti presentimenti. Che botto. Aia. E cos'è che dà veramente problemi? Tutte ste buche. Anche. E la gente che ti congela e ti rallenta. Smettila. Vai Cetriollo, spara. Bravissimo lui. Se non ci fosse Cetriolino. Non c'era nessuno, che tristezza. La vita è solo una simulazione. Come sto bene. Fallitami. Con le mie medaglie. Troppo rischioso per i miei gusti. Ti ho deluso. Non ditelo al comandante. Che perdita di tempo.